Siamo nella terra dei vespri e degli aranci, tra Ginisi e Palermo parlava la sua radio, negli occhi si leggeva la voglia di cambiare, la voglia di giustizia che lo portò a lottare, aveva un cognome incombrante e rispettato, di certo in quell'ambiente da lui poi onorato, si sa come si nasce ma non come si muore. Seconda edizione della Festa della Musica, dove tutti saranno i protagonisti. Esattamente, quest'anno è la seconda edizione, come hai detto giustamente tu. La novità di quest'anno è proprio questa open mic, cioè microfono aperto, dove tutti possono iscriversi e partecipare in totale libertà per presentare il loro progetto musicale, ovviamente rivolto in preferibilmente ai giovani, ma anche i più adulti possono partecipare. Già questa sera si sono esibite due ragazze, un progetto di chitarra e voce e un progetto di voce e pianoforte, che si riesibiranno velocemente facendo solo un pezzo in più questa sera. Mentre poi le prossime serate saranno sempre, vedranno protagonista l'open mic nella prima parte. Quest'anno abbiamo deciso di fare tre serate diverse perché seguiamo il tema della Festa della Musica anche nazionale, che è il tempo. Noi abbiamo voluto intitolarla Musica, Tempo e Memoria e sarà appunto un susseguirsi di situazioni che ripercorrono un po' la memoria. Quindi questa sera avremo l'orchestra e coro Magister Armonie della Musica Insieme, un'associazione di Grugliasco, che farà le colonne sonore da film. Cosa meravigliosa per riaffiorare i ricordi, per far riaffiorare i ricordi. Domani abbiamo una big band di jazz che fa swing anni 50-60 dell'America, degli anni appunto in cui le big band erano al massimo della loro forza. E poi l'ultima sera, sabato sera, avremo invece un gruppo che si chiamano i Vitelloni, da un film famosissimo, e che loro faranno invece musica italiana degli anni 40, dagli anni 40 a Battisti, e ci faranno ballare, ci faranno divertire molto, perché sono le musiche che insomma ci hanno un po' cresciuto, ma loro hanno un groove che sicuramente coinvolgerà tutta la piazza. L'idea che nasce dall'associazione SONES. Esattamente, dall'associazione di promozione sociale SONES. E io sono il direttore artistico, poi c'è Giorgio Barna che è il nostro presidente, e poi tutti i ragazzi che sono stati da questa parte del lavoro, dell'organizzazione: Antonio Stizzoli alla logistica, Giuseppe Crea e Teresa per quanto riguarda le band. E poi collaboriamo con il Comune di Venaria e l'amministrazione, che ci sostiene come ogni anno, e l'importantissimo apporto della Proloco di Venaria. Italiano, quella del 9 maggio 78, la notte di via Caetani e il corpo di Aldo Moro, l'arma dei funerali di uno Stato.